Anche oggi in piena estate, un bel libro da leggere sotto l'ombrellone, al mare, in collina, in montagna, così come sto facendo io qui tra il mare e la collina. Il libro è Racconti di Alberto Stimolo, ovvero novelle dilettevoli ad uso di signorine educande e giovinetti ben costumati. Un titolo che dice tutto. Ma chi è Alberto Stimolo? Per chi non lo conoscesse, è innanzitutto un termitano d'occhio e poi è un psichiatra che ha lavorato nel servizio psichiatrico dell'ospedale di Termini Imerese ed attualmente presta la sua opera al centro salute di Bagheria. Ma è anche uno scrittore e voglio qui ricordare altre tre sue pubblicazioni: La Stele, edito nel 2005, I dialoghi di Umberto nel 2009 e Il libro e il quadro nel 2014. Ma non è finita. Stimolo è anche un valente pittore. Alberto Stimolo, in questo suo nuovo libro, edito ad aprile del 2020, pochi mesi fa, e contrariamente ai lavori precedenti, si avventura questa volta nel mondo dell'horror e del surreale. Mostri, creature del buio, animali misteriosi si aggirano nelle pagine del suo libro. Anche laddove però la narrazione si rende più cruda, l'ironia di base evita l'eccessiva tensione e note umoristiche aleggiano anche nelle pagine apparentemente più truce. Via via leggendo mi chiedevo: è poi così strano che vampiri o emuli del mostro di Frankenstein si possono aggirare per le vie di Palermo? Magari in mezzo a mafiosi scorticati, vivi o assonnati proprietari di animali mutanti? Non è per niente strano. Sono sette i racconti per un totale di 232 pagine, racconti tra horror e surrealismo, ambientati nel presente, nel passato, nel futuro, in parte in una Sicilia feroce e dolce nel contempo, ove tra loschi killer mafiosi, giovani ricercatori imprudenti che vorrebbero creare la vita artificialmente, pigri personaggi vinti dalla calura estiva, convivono anche mostri reali o mentali, mutanti e inquietanti, creature del buio, ma veri mostri. Ma andiamoci con ordine. Il primo racconto, un altro strano caso. Chiaramente rievoca nel titolo stesso lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde. Una giovane ricercatrice universitaria scopre un manoscritto in una polverosa scrivania dell'Istituto di Fisiologia Umana di Corso Tucoli a Palermo e cerca in ogni modo di ottenere la pubblicazione nel giornale di Sicilia. Si tratta del diario di un suo predecessore, Luca, un giovane assistente nei rivoluzionari anni post-68, che tra un corteo e un collettivo studentesco seguiva gli esperimenti del suo giovane professore che cercava di ottenere la vita da biofibre sperimentali. Tragedia dietro l'angolo. L'esperimento sfugge di mano. Dall'imprudenza temeraria di professore e allievo deriveranno mostruosità che semineranno terrore e morte tra i vicoli e i quartieri di Palermo. Il secondo racconto. Secondo racconto è Il serpente notturno, è anch'esso ambientato nel nostro assolato capoluogo. Un lungo pitone che compare, si piazza in casa del giovane protagonista, poi scompare per riapparire dopo qualche giorno. Non è per caso un animale derivato dalla mutazione stessa della compagna del nostro eroe? Così pensa lui, ma è la verità? Riuscirà infine a capirlo o si caccerà in un grosso guaio? Non vi anticipo il finale. Terzo racconto è la palla. La palla è invece ambientato a Venezia, dove un giovane pittore autodidatta spera di poter incontrare il maestro, il grande maestro Emilio Vedova. Ci riuscirà, però
Ma il problema è quella piccola gattina portata in giro dentro un sacchetto del panificio. Sembra inquietante, qualcuno con quegli occhi di colore diverso e infine cresciuta si dimostrerà veramente inquietante con grossi guai per il nostro protagonista. Andiamo al quarto. Sono sette. Il quarto è l'uomo fatto di carne. L'uomo fatto di carne è il più crudo fra tutti i racconti. Diciamo è una storia per stomaci forti. Il killer mafioso che si chiama Totò Russo, è tradito e consegnato al mandamento rivale, subisce un'atroce tortura che ripugna pure descrivere in questa mia breve o lunga presentazione in video, ma che è dettagliatamente esposta nel libro. Sopravviverà, apprenderà la lezione, si farà furbo cercando nuove alleanze e pensando anche di buttarsi in politica, ma è debole, è traumatizzato, capisce che dovrà infine arrendersi al potere del più forte. Sarà protetto dai nuovi amici o nuovamente tradito? Un racconto da leggere subito. Il quinto racconto è il conte non il nostro presidente del consiglio attuale. Il conte è invece ambientato nel Medioevo. Il nobile Enrico detiene un potere assoluto e lo usa per sovvertire ogni regola. La giustizia diventerà un'offesa alla verità. La religione sarà rifondata tramite un culto della sua stessa personalità e 10 comandamenti opposti rispetto a quelli tradizionali. Uccidere, tradire, rubare saranno le condotte premiate. Il nobile Enrico riuscirà nel suo folle intento o il vero potere non permetterà questa devianza? Lo troverete in questo racconto, la risposta ovviamente. Il sesto racconto è la crisi del 29. E se il racconto precedente è ambientato nel passato, questo è invece l'unico racconto ambientato nel futuro. Una umanità sopravvissuta alle catastrofi ambientali cerca di ricreare una nuova civiltà. La nonna narra alla bambina la crisi che ha condotto il mondo a quel punto, ma purtroppo il danno ormai è procurato alla nostra stessa specie e non può che non avere conseguenze. Infine, ultimo e settimo racconto è La Tortorella, anch'esso come il primo racconto ambientato nella Palermo di 40 anni fa. Se un indolente palermitano non può prendersi tranquillamente una birra a casa perché in TV assiste al tragico rogo della Ferrari di Niki Lauda e dall'appartamento vicino si sentono grida di una donna che sembra sul punto di essere ammazzata da un uomo violento, che cosa deve fare? Si precipita in soccorso e con una statuetta bronzea colpisce a morte il bruto. Salva la ragazza piccola, smagrita, con gli occhi smarriti, una piccola tortorella tenuta prigioniera. Tutto bene dunque? Ma l'amore può sbocciare tra la vittima e il suo salvatore? Non è così semplice. La realtà non è quella che appare a prima vista. Leggete questi racconti, resterete ammaliati, affascinati, incantati. Il libro si trova già in libreria e ovviamente nei siti commerciali internet. Buona lettura e buone vacanze con i racconti di Alberto Stimolo.